qualche atmosfera di casa mia. Benvenuti nel canale Love Potion. Io sono Antonietta. Ogni tanto forse vale la pena anche ricordare come mi chiami, perché giustamente non tutti lo sapranno. Allora, questo canale si occupa di fai da te, di oggetti, di cose da creare, più facili, più difficili, insomma, come impegnare le mani e nello stesso tempo di crescita personale. Secondo me sono due argomenti che si intrecciano meravigliosamente. Allora, oggi vi propongo un lavoro molto facile e molto particolare. Non vi anticipo, però vi dico una cosa. Io ho usato delle cartoline d'arte, perché sono stata una grande collezionatrice di cartoline d'arte, adesso un po' di meno, però voi potrete usare, se volete, se vorrete, altri oggetti che possono essere biglietti d'autobus, biglietti di entrata a musei, che vi ricordino magari una vacanza, un'uscita, una persona particolare, oppure fotografie, immagini di viaggi, viaggi attuali, viaggi passati, viaggi nel tempo, oppure ancora bustine di zucchero o monetine, tutto ciò che vi piace. Se non è una collezione, può essere il ritagli di immagini di giornali, di libri, insomma, chi più ne ha più ne metta. Vi lascio al tutorial e spero tanto che vi possa dare un'ispirazione. Ecco il quadro che ho trovato in soffitta, o meglio, avevo in casa tempo fa e poi l'ho lasciato in soffitta. Allora, è molto grande, vediamo se riesco ad avvicinarmi. Il soggetto è un soggetto marino, ok, piuttosto brutto, devo dire. La cornice dorata, inizialmente io avrei voluto dipingerla, poi siccome nella stanzetta ci sono elementi e decorazioni, piccole decorazioni dorate, la lascerò, credo proprio che la lascerò così. Eccoci qui, allora, accompagnati dal suono delle campane, ora gli do una pulita e poi vi faccio vedere com'è il telaio che andrò a smontare. Questo è il retro, ovvero il telaio visto da dietro. Adesso vado a togliere questi chiodini. Ecco, adesso con i mezzi a mia disposizione cercherò di segnare la metà, il centro anzi, di questa specie di tela, perché la userò da supporto e la composizione inizierà proprio dal centro di questo supporto. Ed ecco la cornice libera, si posso levare. Ora io non farò altro che attaccare con dello scotch bicomponente, biadesivo precisamente, le cartoline. Allora, ho fatto così, ho segnato il centro con un ago, ho forato il centro di modo che da questa parte possa rintracciare facilmente il foro centrale, per l'appunto, e quindi sapere da dove partire. Ecco, io comincerò con un angelo musicante di rosso fiorentino. Vediamo un altro qua, vediamo anche un'altra cosa, se è sufficientemente. Ok, in squadra, perfetto. Ora delicatamente posso pressare gli angoli. Naturalmente il filo ora lo possiamo togliere. Ecco, questa è una prova di composizione che non è definitiva, vi dico subito. Allora, cosa ho provato a fare? Ho provato ad avvicinare il più possibile le cartoline al centro. Allora, se si vuole riempire perfettamente la superficie, bisogna evidentemente sovrapporre le cartoline l'una all'altra, in questo modo si è sicuri di non lasciare spazi vuoti, ma non è quello che voglio fare io.
Io voglio fare in modo che le immagini siano leggibili, che siano visibili. Quindi non intendo né sovrapporre né disporre a casaccio le cartoline in modo orizzontale o verticale, indipendentemente dal modo in cui si leggano. Quindi potrei metterle dove c'è uno spazio in verticale, potrei metterle in questo modo, anche se l'immagine si legge così. Allora, in questo modo saremo sicuri di coprire tutto. Però io invece voglio dare un aspetto diverso, voglio che ogni immagine si veda. Ecco, questa è la composizione che ho studiato e alla fine ho optato per una disposizione libera, cioè senza la sovrapposizione delle immagini. Allora, ho scelto cartoline con uno sfondo prevalentemente nero, come potete vedere, quindi molto contrastato, soprattutto pensando alla cornice che è dorata, ok? Mantenendo un po' di spazio e decidendo di far affiorare lo sfondo del quadro. Naturalmente, se si vuole, si può dipingere la tela con un colore qualsiasi, può essere bianco, può essere nero, può essere altro colore. Io invece ho deciso di lasciare affiorare quello che è possibile. Allora, questa è la disposizione libera. Adesso incollerò le cartoline con lo scotch di adesivo. Lo farò agli angoli, perché poi altrimenti gli angoli tendono, la tela è molto morbida, gli angoli tendono a rialzarsi soprattutto col passare del tempo e con la possibilità che l'umidità possa anche entrare attraverso la tela. Quindi agli angoli quattro pezzetti. Allora adesso non mi resta che fare la fase, che finire questa fase e montare il quadro. Vi faccio vedere i chiodini che useremo, sono gruppini, così si chiamano, sono questi chiodini che hanno la testa molto piccola, però insomma qualsiasi chiodino va bene. E una cosa vorrei farvi vedere, prima di metterli, batterli nel legno, fate questa piccola operazione, battete leggermente la punta, di poco, di pochissimo. In questo modo non spaccherà il legno, non c'è il rischio che il legno vada naturalmente a fendersi e poi ad aprirsi. Ed ecco la mia composizione Bohemian Rhapsody. Al di sopra del divano blu e in compagnia dell'altra cornice di tutt'altro stile. Amici, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi abbia dato appunto un'ispirazione per un lavoro tutto vostro. Vi ringrazio, ci vediamo qui, parliamo di tante cose, rimaniamo in contatto e se volete lasciate un pollice su, scusate il pollice questo, su a questo video e iscrivetevi al canale. Vi ringrazio in anticipo, vi mando un bacione e a prestissimo.